Giornalista mi domandava se io sono felice. Non so se c'è domanda più stupida. Felice quanto? Felice quando? Felice sempre? Io gli ho dato questa risposta. Ma quale felicità? Quella dell'estate che avanza come quella di adesso, oppure la felicità dell'autunno, dell'inverno, della primavera? La felicità del giorno o della notte? Quale felicità? Dobbiamo imparare una cosa importante. Sottigliare lo sguardo. In questo momento io mi accorgo, e accorgersi è fondamentale, che sono triste. Bene, com'è questa tristezza? È molto pesante? La sento scendere nel corpo fino in basso? Oppure la sento leggera, sottile, come una nuvola? Com'è questa gioia che provo? Una gioia crassa della pancia. Sapete come quando si è con dei conviviali a tavola, con gli amici, che si mangia, si beve, si ride e si sente proprio la gioia della pancia. Siamo felici perché stiamo mangiando. Oppure quella gioia sottile che viene in certi momenti, che è accanto alla commozione, quando magari ricordiamo una persona che non c'è più ma la sentiamo al nostro fianco. Oppure una gioia di un momento che arriva come un colpo di vento quando una persona ti dice una frase che ti colpisce, oppure la gioia romantica di chi sogna un mondo che verrà. Dobbiamo imparare a guardare le nostre emozioni, guardarle, percepirle e sentirle. Non vengono come pensiamo noi, a caso. Vengono perché noi possiamo, dentro le emozioni, percependole semplicemente, trovare il passo successivo. Provate a immaginare, per capire l'anima, le fondamenta di una casa. L'anima è chi mette le fondamenta, è l'architetto di quel palazzo, primo piano, secondo piano, terzo piano, quinto piano, ottavo piano. A seconda del piano in cui siamo, le emozioni acquisiscono una forza o un'altra ancora. Ma per sapere a che piano siamo, dobbiamo imparare a percepire le emozioni. Se sono sempre uguali, se la gioia è sempre uguale, se la tristezza è sempre uguale, significa che stiamo guardando soltanto da un'angolazione. Ma perché la casa si sviluppi per davvero, io devo ripetermi queste tre parole. Io non ho storia. La casa la fa l'architetto interiore. E non la fa in base al fatto che mia mamma è morta quando ero piccolo, che una grande storia d'amore è finita, che il mio lavoro non mi piace abbastanza. No, 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 no. L'architettura viene costruita in base a delle forze che ci sono adesso. Sapete cosa blocca lo sviluppo del palazzo più di tutto? I nostri ragionamenti sulle cose affettive. Ecco perché bisogna imparare a guardare le emozioni così come sono, nel tempo in cui arrivano. La felicità dell'inverno non è la felicità dell'estate. La felicità dell'estate è la felicità delle messi e del grano e del frumento. Ecco la festa del Ferragosto, del Solleone che gli amici, che gli antichi amavano così tanto. È la felicità della forza che raggiunge il punto più alto, ben diversa dalla felicità della decadenza, dell'autunno, dove siamo felici ma vediamo già le foglie ingiallire, arrossire. Ben diversa dalla felicità dell'inverno, dove in qualche modo è una felicità che si spoglie di tutte le cose. Ben diversa dalla felicità della primavera, dove il germoglio rinasce, dell'incoscienza. Ecco, guardare i nostri stati d'animo, vedendoli come stati cosmici, questo ci salva per davvero dall'infelicità. Infelicità, quando l'infelicità ci strazia, quando è diventata cronica, perché diventa cronica? Perché non guardiamo abbastanza. Perché colleghiamo tutte le tappe del nostro sviluppo non al fatto che possediamo delle forze interiori che ci guidano, ma alla nostra storia. Sapeste quante persone passano il tempo, se non gli anni, a rimpiangere un periodo che non c'è più? E altre persone rimpiangono una felicità che c'era un tempo e che non tornerà mai più? No! Come torna ogni anno l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, ogni giorno rinasce la felicità. A volte la felicità ha bisogno di una tristezza che l'accompagni, a volte ha bisogno della rabbia, a volte la felicità per esplodere ha bisogno del vuoto,
Ecco perché devo percepire le emozioni, i sentimenti che vengono a trovarmi, sia belli che brutti, perché la felicità si annida dentro di loro. Provate a immaginare che vi sia una sorgente che emette la felicità, ma la emette di un colore differente, ogni giorno di un colore differente. La felicità del martedì, del giovedì, dell'autunno, dell'estate hanno un colore differente. Che cosa impedisce alla felicità di essere vista? Che cosa? I nostri ragionamenti, i nostri rimpianti. E soprattutto il concentrarsi sulla nostra storia, che in realtà è già passata e non tornerà più. Senza storia, se sei presente agli stati emotivi, si produce una felicità ogni giorno nuova.